Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto, sono ancora male, scusatemi. Sono qui per parlarvi di ben due Armin Carnon, non una, ma due. Ossia, la Gord, la Gorgon, sia la versione Wraith che la versione Prisma, visto che ce le ho entrambe, vi faccio vedere entrambe. Cominciamo con la versione Prisma. I proiettili esplodono con danno da fuoco nella versione Incarnon. Quello che ho preso qui è aumenta il danno di 5 con un'abilità canalizzata attiva, più 3 attraversamente, più precisione, oppure la rotola di scudi più danno, non importa, meglio l'altro sicuramente. Velocità di ricarica a 2 di ricarica, non è brutto, però poi c'è alla ricarica un caricatore vuoto incrementa la cadenza del caricatore di 15, non è così importante, o meno rinculo. Perché non ho preso il meno rinculo? Meno rinculo. Ah, perché di base è 3. Ecco perché di base è 3. Boh, raga, fate voi. L'arma effettivamente è un rinculo enorme, quindi scegliete voi quale prendere. E infine ho preso proprio l'effetto di 12% in più. Questo perché la versione Prisma, entrambe le armi sono carine, ok? Però la versione Prisma ha, se non ricordo male, meno critico. Meno, non mi ricordo. No, allora, la Prisma ha il 30% di base di crit chance, 2-3 di multiplier e effetto del 15%, mentre la Gorgon Wraith ha il 15% di crit chance, 1.9 di multiplier e 21 di status, cioè la Prisma è fatta più per crittare, mentre la Gorgon per fare più effetto, quindi aumento l'effetto nella versione Prisma. Poi c'è critico del 2%, effetto 6%, oppure critico del 6%. Una di queste qua, ok? La Gorgon Wraith invece ho sempre messo lo stesso qui. Ok? Qui questa volta ho messo il rinculo, non ho messo la velocità di ricarica. E l'ultimo ho preferito aumentare il critico dell'8% e l'effetto del 6%, proprio perché il critico è bassino in quest'arma qua. Avessi messo la stessa cosa avrei avuto un buon effetto, ma un critico pessimo. Avessi messo questo qua avrei avuto quasi il critico dell'altra arma e un effetto soltanto del 21%. Preferisco avere un po' e un po', così comunque non è malaccio. Andiamo a vedere come si comportano le armi nel simulacro. Intanto, domandona da 4,50€, quale conviene prendere e come si ottengono entrambe le weapon? In questo momento abbiamo in mano la Prisma Gorgon. La Prisma Gorgon, con tutte quante le armi Prisma, le vendono il Barok TA per 50.000 crediti e 600 delle sue monetine maledette pazze sgravate, i Ducati, ok? Bisogna essere almeno di rango maestro, rango, sì, un grado maestria 11, rango maestro, Monster Hunter, per poterla utilizzare. Per la forma Incarnon poi ci vogliono 20 Pothos Clamp, 60 Runemarrow e 60 Tasoma Extract. Nella versione Incarnon saranno dei proiettili esplosivi che faranno principalmente fuoco. Sarà un piccolo spread di impatto, puntura e slash, cioè taglio. E ci sarà questa piccola esplosione di 5 metri di raggio, di ampiezza, che farà principalmente fuoco e garantirà lo status fuoco. C'è poi un fall off del danno, quindi il danno diminuisce dal 100% al 90% del danno se non colpisce il centro del bersaglio, quindi comunque fa un bel danno anche il colpo AOE attorno. Infine abbiamo una Riven Disposition di 1.30, 4 pallini su 5. La Gorgon Wraith invece ha di Riven Disposition 1.35, che la porta a 5 pallini su 5. Questo 0.05 a quanto pare gli permette questo piccolo scatto. È appunto un'arma che fa principalmente effetto rispetto all'altra, la Prisma Gorgon, che andava a fare principalmente critico, ma si può aggiustare grazie appunto ai buff da cavaliero. E ottenerla è un pochino più complicato, perché
i pezzi si ottengono dalla Razorback, dall'evento Razorback, che non c'è sempre, non è sempre disponibile, però una volta disponibile quello si ottiene abbastanza facilmente, mettiamola così. Bisogna essere grado maestro Mastery Rank 7 per poterla utilizzare. Poi la versione in Karon è la stessa, 20 Pathos Clamp, 60 Rummaro, 60 Tasoma Extract, poi non cambia assolutamente nulla. Cominciamo con la build del Prisma Gorgon, che vedete qui, è una build normalissima, non c'è manco il l'aptitude, perché c'è un piccolo attacco radiale, quindi ho detto beh, non la metto, perché c'è un piccolo attacco radiale, e perché preferivo mettere altro. In questo caso c'è uno speed trigger, in questo caso qua, e vi faccio vedere un po' come si comporta. Vi faccio vedere subito l'altra build? No, vi faccio vedere come si comporta questa, contro i soliti nemici. Allora, si attiva subito la forma in carne, avete visto, no? È già attiva volendo. Abbiamo messo una quantità di taglio devastante, adesso c'erano tipo 60 stack di taglio, ma il taglio non è, visti i numerini bassi, il taglio non è il nostro migliore amico in questa build. Ci aiuta, ma non è... E si dice 60 stack di taglio, ma è tantissimo. Sì, però non fa i danni che dovrebbe fare, no? Non è un cecchino che colpisce, mette una stack di taglio e fa boh, 80k di tick di taglio, no? Quindi, facciamo queste altre due kill per lo swag, ma non servirebbe. Ce la farà il taglio? Ce la fa il taglio? Ce la farà? Perfetto. Attiviamo la forma in Karon, ok. Boom, boom, boom. Oltre al piccolo colpo che fa boom, poi esplode e fa questa esplosione che fa garantito fuoco. Boom, 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 boom. Guardate che bello che è. È molto più soddisfacente quest'altro rispetto al primo, ok? Anche i danni sono maggiori. Va principalmente di fuoco, ovviamente. Ed è così. A me non piaceva la Gorgon prima, figuriamoci adesso, però vi faccio vedere un pochino come si comporta. Mentre la Gorgon versione Wright, che qui ha soltanto 4 forme e non 7, quella perché l'ho dovuta un pochino modificare, questa volta c'è l'aptitude, così vi faccio vedere anche la modifica con l'aptitude, ok? Poi la cosa è essenzialmente sempre la stessa. Avremo un effetto del 102%, critico 5,3 e 69 di probabilità di critico, mentre la Gorgon Prisma era un pochino diversa, aveva sì più critico, meno proprio effetto, e un moltiplicatore critico maggiore. Questo non mi c'è le statistiche, non ve lo fate vedere prima, pardon, della versione in Karon, 99, 6,4 e 81, contro 125, 59 e 81, ok? Questa volta c'è l'aptitude, così vi faccio vedere direttamente, non c'è lo speed trigger, quindi sparremo meno veloce, ma faremo più danno per gli effetti messi sul bersaglio. Questa roba fa molto più effetto dell'altra, molto, un pochino di più, quindi è più probabile mettere appunto effetti sui nemici. Solito. Facciamo così. Ed parte un pochino più lentamente a sparare. Notate differenze tra le due armi. A parte la ricarica velocissima dell'arma. Una differenza sostanziale, e cioè che non fanno danno a nessuna delle due. Cioè questa mette più effetto, no? Quindi è più probabile che metta, no, le robe. Però boh. Vabbè, forma in Karon, ve la faccio vedere direttamente così. È la stessa, cioè boom, boom. Spara molto più lentamente senza speed trigger, eh? Però metteremo molti più effetti così, cioè il fuoco sarà la farà da padrone. Vedete, pian piano 20 stack di fuoco.
26. È un po' deludente, beh, cioè per me è un po' deludente. Per me è un po' deludente. Proviamolo in un altro modo. Proviamolo a fargli fare fuoco. Togliamo sto Hunter Munition che abbiamo visto essere utile come non vi dico cosa, e andiamo a giocarla con la Primary Frostbite. Ok? Quindi, purtroppo nella forma, non la giochiamo con la forma Incarnon in questa versione qua, perché il ghiaccio non è più ghiaccio, diventa esplosivo, perché si va a combinare con il fuoco. Questo è il problema delle armi Incarnon, che fanno fuoco finale col colpo, ma faremo più danno molto probabilmente nella forma normale dell'arma. Vediamo se è vero, perché andremo a compensare il danno critico dell'arma. Vedete quanto è alto adesso il danno critico dell'arma? Abbiamo tolto ben un ventesimo di vita. Cioè tantissimo. E raga, ben mezza vita con due caricatori. Quanta roba. Facciamo un ultimo test. Viva. Non è una build che va bene col Primary Frostbite, l'abbiamo notato, penso, tutti quanti. Ok. Giochiamo col Merciless. Vediamo questo. Mettiamo fuoco alla fine. Non ci entra il fire. Mettiamo la Hellfire. E mettiamo Virale di nuovo. Così. In questo modo pomperemo il danno da fuoco. Faremo fuoco anche nella versione normale. Guardate la marea di effetti che andiamo a mettere. Ok. L'avremo sempre con questa arma qua, perché è quella che fa principalmente effetto, d'accordo? Secondo voi, no? È persino peggiore di prima. Quindi l'Hunter Munition, ragazzi, anche se fa cacare, perché mette sì tantissime stack, però queste tantissime stack non sono granché. Comunque, faccio questi che dice arancioni perché il gatto mi ha baffato, Potete vedere che in questo modo ti fa qualcosa. Fenomenale. Continuo a preferire la versione Prisma. Ok. La versione Prisma, sono più legato sia per le sette forme, che è tanta roba, sia perché nella versione Incarnon poi comunque i danni li fa, non è così scandaloso, i danni li fa, con lo Speed Trigger un pochino di più riesce a giocarsela, mettiamola così. Vediamo la Incarnon subito. Praticamente in questo modo utilizzate la versione base come attivatore. Ok. Sparate alla cieca la testa dei nemici. Attiva subito la forma Incarnon e sparare così. Pam, 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 pam. E qualcosa la fa. Non è una brutta arma, però a me non piace. Cioè, voi potete dirmi che con la vostra build fate quello che vi pare, però a me la Gorgon in generale non piace. Ok, quindi fate voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questa è la mia build, questa è come utilizzo la Prisma Gorgon, la Gorgon in generale, non la uso, la Gorgon in generale. E niente, buona serata, buon martedì, non so quando farò uscire il video, buon mercoledì, buon giovedì, buona settimana, ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate nell'area commenti della Gorgon, Prisma, Vandal, Vrat, quale preferite voi? Ci sentiamo alla prossima. Ciao draghi.